Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, questa mattina ha raggiunto Bolzano per intervenire al convegno Social Partnerschaft con partecipazione e conflitto organizzato nella sala di rappresentanza del comune. Incontro al quale ha preso parte anche il segretario internazionale OGB di Vienna, Markus Strohmayr, per trattare le strategie sindacali nell'era della globalizzazione. Un'occasione per chiedere al segretario generale un parere sulla sentenza della Corte Costituzionale riguardante il mancato adeguamento delle pensioni. Beh, noi abbiamo detto, anche perché non si può dire una cosa diversa, che una sentenza della Corte va applicata. Quello che diciamo al governo è che i modi, i tempi in cui si applica possono essere oggetto di confronto e che sarebbe però giunto il momento e l'occasione di risolvere le tante ingiustizie che quella legge ha, quindi non limitarsi all'applicazione della sentenza, ma porsi il tema che questo sistema pensionistico non funziona, c'è molta ingiustizia, non abbiamo ancora risolto compiutamente la questione degli esodati e siamo dentro un sistema così rigido che sta diventando un blocco anche per la possibilità delle assunzioni, per il governo dei processi di riorganizzazione. Altra questione aperta è la riforma della scuola, che ha portato il 5 maggio scorso ad uno sciopero generale. Ma che non affronta il tema principale, che è quello della dispersione scolastica e della difficoltà ad avere una scuola nazionale che dia le risposte necessarie, e ha invece un'idea di dirigismo e di autoritarismo dentro le singole scuole, tra l'altro determinando esattamente l'opposto di quello che un sistema di istruzione obbligatoria dovrebbe fare, cioè di permettere a tutti di avere un accesso all'istruzione e la possibilità di frequentarla. Pensiamo proprio che invece il nostro paese abbia bisogno di un rilancio dell'istruzione obbligatoria, della qualità dell'istruzione, quindi bisognerebbe investire, non rendere diseguale la scuola. E trattando la questione scuola, il Presidente del Consiglio aveva elogiato, proprio in occasione della sua visita a Bolzano avvenuta il 5 maggio scorso, il modello duale applicato in Alto Adige. Il segretario Camusso ha però fatto presente una cosa. Da qualche tempo il Presidente del Consiglio aveva detto che bisogna mettere in mano al sistema della formazione professionale e costruire invece un effettivo sistema duale. Vorrei dire che nella riforma della scuola non c'è traccia di tutto questo e che anche le operazioni che hanno fatto sul cosiddetto contratto a tutele crescenti, in realtà, come dimostrano gli ultimi numeri, sta ammazzando l'apprendistato, cioè la forma contrattuale sulla quale bisognava agire per costruire effettivamente il sistema duale. Sistema come quello della formazione. Ho detto scuola, campanella, perfetto, no?